Quello che sta succedendo in queste ore è davvero clamoroso e inquadra perfettamente perché il calcio italiano perde sempre più credibilità. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM New Sport perché ci sono tante cose di cui parlare perché sono convinto che questo argomento scatenerà una bella serie di polemiche. Quindi qui sotto nei commenti mi raccomando, dite sempre la vostra e diteci un po' quello che è il vostro pensiero su questo argomento. Ovviamente, come sempre, vi ricordo di supportarci. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi che è gratuito e lasciate like ai contenuti. E allora, sappiamo che c'è questa sorta di sfida tra Juve e Napoli per l'ingresso a quello che è il Mondiale per Club, una competizione nuova nata appunto da poco per agevolare ancora di più quello che è lo spettacolo del calcio mondiale ed europeo. E sapete che c'è una sfida tra Juve e Napoli. Il Napoli infatti spera di andare avanti in Champions League proprio per salire nel ranking UEFA e quindi poter accedere all'ultimo posto disponibile che attualmente è nelle mani della Juventus, che non giocando la competizione europea quest'anno, e sappiamo bene che non è che non ci gioca perché sul campo non l'ha meritata, bensì per il caso plusvalenze, che sappiamo benissimo essere stata, almeno personalmente credo, una scelta abbastanza, come dire, particolare della FIGC di condannare solo la Juventus per un caso che evidentemente vedeva coinvolti molti club, ma al di là di questo, appunto, le parole del presidente Allegro De Laurentiis hanno fatto abbastanza scalpore. Si è appunto aveva in qualche modo sollevato qualche dubbio sulla presenza della Juventus e attenzione perché si è chiesto a Aurelio De Laurentiis com'è possibile che una squadra che è stata condannata per il caso plusvalenza lo scorso anno possa andare al Mondiale per Club? Allora, e oltre a questo c'è un'altra notizia fondamentale che è quella relativa al fatto che il Napoli starebbe pensando appunto addirittura andare per vie legali contro la Juventus e contro la Juventus nel Mondiale per Club. E ci arriviamo, ma prima partiamo da un presupposto. Perché il club partenopeo, la notizia proprio è questa, ritiene di dover partecipare alla competizione europea al posto della Juventus. Così, d'amblè. C'è stata ed è lo stesso club che ancora aspetta di capire cosa succederà col caso Osimhen. Perché ricordiamoci che la Juventus è stata condannata per il caso plusvalenze. Caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus una serie di operazioni, in qualche modo, ve l'abbiamo raccontato per tutto lo scorso anno, delle operazioni abbastanza particolari e vede poi alla fine la Juventus pagare carissimo con il posto in Champions League, oltre che una riduzione di 10 punti al campionato italiano. Quindi hai già pagato. Giusto? Ah, la Juventus ha pagato quello che doveva pagare, lo ha pagato e basta. È come chiedere a un uomo che fa 2 anni di carcere, una volta uscito dal carcere, magari pretende di avere il diritto di avere una casa. Facciamo un esempio: può andare a comprare una casa? No. Arriva un altro possibile acquirente che va da un legale e chiede che quell'uomo non possa comprare quella casa perché è stato in carcere per 2 anni. Allora, il carcere ha una funzione punitiva. Finisci 2 anni, hai pagato la tua pena, sei un uomo libero. Così come succede alla Juventus, che lasciamo stare il discorso che la Juventus non doveva pagare tutto questo, che ha pagato per tutti, che è stato l'unico club a pagare per un qualcosa che fanno tutti per anni, che è proprio il Napoli uno dei club più particolarmente interessati a questa vicenda, proprio perché il caso Osimhen è uno di quelli più eclatanti. Ma lasciamo perdere tutto questo, facciamo finta per un attimo che non sia così e facciamo finta per un attimo che la Juventus effettivamente ha sbagliato, è stata l'unica a sbagliare e ha pagato. Se tu hai pagato, e quindi cosa vuol dire pagare? Anche patteggiare, perché ricordiamoci il patteggiamento è ammettere una sorta di colpa e dire ok, troviamo la soluzione per ritrovarci. E quindi 10 punti in classifica, la Juventus che scende, nonostante ciò avrebbe dovuto fare la Conference League e la UEFA decide di escluderla anche dalla UEFA Conference League. Risultato, la Juventus ha pagato, quindi oggi nasce un nuovo ciclo, la Juventus infatti decide di patteggiare proprio per mettere alle spalle tutto quel processo e per dire basta, non andiamo più avanti neanche in altri eventuali gradi del giudizio perché non vogliamo continuare con questa lotta al potere e cercare di ridurre i danni. Quindi una volta che hai pagato, perché la Juventus non dovrebbe far parte del Mondiale per Club? Con tutta la simpatia e antipatia che si può avere per un club, ed è chiaro che ormai molto si fa per antipatia o simpatia, perché è chiaro che oggi Aurelio De Laurentiis se lo fa anche perché sappiamo benissimo che la Juventus sta antipatica a tanti, sia all'interno dei giornali, delle relazioni sportive, sia all'interno dei tribunali sportivi, e quindi è chiaro che da questo punto di vista lui punta su questo fattore.
E leggiamo proprio le parole di Aurelio De Laurentiis, lo stesso che, ripeto, sta minacciando di andare per vie legali contro la presenza della Juventus per mondiale del club. Non per una questione di giustizia, non perché vuole, diciamo, andarci lui e quindi avere i soldi della UEFA, no, figuriamoci, semplicemente perché vuole fare un senso di giustizia. Leggiamo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. 10 anni fa avevo proposto una sorta di campionato europeo per club complementare o diverso dalla Champions, a cui partecipano squadre in base ai risultati nei propri campionati. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, se ci si arriverà per merito e non per pedigree. Loro hanno permesso di essere operativi dal 2025, chi vivrà vedrà. Poi, per quanto riguarda il mondiale per club, ha detto: mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla UEFA ed estromessa dalle coppe. Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juventus è fuori dalle coppe europee, non dovrebbe essere ammessa al mondiale per club. Allora, c'è qualcosa che non va. Abbiamo parlato di ranking UEFA. La legge dice, e quindi il regolamento dice, che si accede al mondiale per club in virtù del ranking UEFA. Il ranking UEFA fa riferimento non solo all'ultimo anno, ma agli ultimi anni, ok? Quindi stiamo parlando di una competizione che ha le sue regole. Allora, se decidiamo di cambiare le regole in corso d'opera per facilitare, per agevolare il nostro club, diciamolo fin da subito. Se no è inutile metterci in gioco. Cioè, questa è una situazione veramente paradossale. E ripeto, dopo tutto quello che è successo lo scorso anno, con un processo farlocco, perché di questo si tratta, perché è stato un procedimento che ha fatto perdere totalmente di credibilità al calcio italiano, con un campionato intero in cui c'erano partite che valevano meno 15, poi più 10, poi meno 10, il meno 10 dato prima dell'inizio di Juve-Empoli, poi ridato un'altra partita, una Juventus che gioca l'Europa League e 10 minuti prima di uscire sente che c'è un meno 10 di nuovo al posto di un meno 15, insomma è stato un campionato inutile. Chi ha pagato qualsiasi tipo di piattaforma per vedere il campionato della Juventus sa che ha pagato interamente tutto un campionato senza avere minimamente senso quel campionato. Perché la Juventus ha, i tifosi hanno pagato, facciamo un esempio, da Zon, 39 euro al mese per 8 mesi di campionato, sono stati inutili, soldi presi e regalati alla piattaforma. Perché? Perché quel campionato non è servito a nulla, a niente. Proprio totalmente, i gol fatti, i gol subiti, le prestazioni, il gioco, i calciatori, le tattiche, le formazioni, non è servito a nulla. Nonostante ciò, nonostante tutto, nonostante il fatto che la Juventus abbia fatto degli errori, ha commesso degli errori, ma solo chi non conosce il calcio non ci rende conto che quell'operazione lì le faceva Juve e le facevano in scala tutti, perché coi giovani pompati con il resto. Considerate che tra le operazioni discusse come scambi pompati c'era Dragusin, che era troppo costoso per il Genoa, 5 milioni. Dragusin 5 milioni, chi capisce un minimo di calcio, e io ve lo dico da tempo, 5 milioni al Genoa era regalato, no pompato, è un'altra roba. Tant'è vero che dopo un anno Dragusin presa 5 milioni, dopo un anno il Tottenham lo perde a 30. Ora, o sono tutti scemi, o forse chi decide certe cose forse dovrebbe farsi un po' una certa analisi. Insomma, questa è una roba folle, questa del Napoli che cerca in qualche modo di estromettere la Juventus perché vale soltanto, perché la Juventus quest'anno è fuori dalle coppe. Cioè, una roba che veramente non ha senso e che spero che qualcuno prima o poi me la spiega, me la possa spiegare, perché io francamente non la capisco. Magari se ci volete provare voi qui sotto nei commenti, ditemi la vostra su questa vicenda.